Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere ed oggi andremo ad affrontare il capo palestra Norman, il capo palestra di Petalipoli, che nell'anime, se non ricordo male, era proprio il padre del nostro protagonista, o meglio nel videogioco proprio, non so se anche nell'anime. Nell'anime ovviamente no, era Ash, giustamente, quindi cosa sto dicendo? Comunque, avevamo appena battuto la capopalestra Fiammetta. Qui c'è un'altra pensione Pokémon, se volete. Sono tutte collegate le pensioni Pokémon. Io qui ho lasciato infatti Togepi per fare delle uova. E a questo punto si può andare quindi al percorso 112. Prima di andare giù di qua, ecco fatto, andiamo a prendere questa guardia speciale, abbastanza inutile. E andiamo qui dentro, nella Valle d'Acciaio. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se state credendo la serie. Commentate facendomi sapere cosa ne pensate di Norman e del capo palestra appunto Norman, come lo avete battuto voi quando eravate piccoli magari, eccetera eccetera. E iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Qui c'è una carbonella e qui c'è il nostro iconico Torkoal. Magnemite, eccolo qui. Fuga. Salve Torkoal, con uno sprite un po' bruttino. di profilo, tra l'altro, di fronte non è male. Sì, prendiamo Torkoal con noi. Ecco fatto, no, non voglio dare il soprannome. Andiamo immediatamente a riprenderci il nostro Torkoal. Tra l'altro, se vi interessa, nella Valle d'Acciaio è possibile trovare sia Skarmory che Steelix selvatici. Quindi se non volete spendere soldi magari per una metal coperta e catturare un Onix per farlo evolvere, lì dentro potete trovare Steelix. Eccolo qua il nostro Torkoal. Lasciamo giù l'ovetto per adesso, lo mettiamo qui. E prima o poi lo farò schiudere. Ora però, dato che potremmo catturare nuovi Pokémon anche, vado a mettermi qui. Beh no, qui. Così almeno andranno direttamente qui. E via. Allora, diamo un'occhiata al nostro Torkoal. Summary. Abilità Drove. Quindi metterà il sole, metterà la siccità ogni volta che entra in campo, aumentando le sue mosse di tipo fuoco, che ha già lanciafiamme, vampata, iron defense e body slam. Ok, magari iron defense la cambiamo, anche vampata, mentre lanciafiamme è ottimo. Non ho visto le sue statistiche, abbiamo un Torkoal che è buono sia in attacco che in attacco speciale, molto difensivo, e la sua statistica di difesa tra l'altro aumenta ancora e diminuisce la sua statistica di velocità, che comunque è bassissima, quindi meglio così, aumenta la statistica in cui è forte. È una natura davvero ottima questo Torkoal. Mettiamolo come primo Pokémon. Diamogli poi direttamente la carbonella. Eccola qua, give. Così potenziamo anche le mosse. E diamo un'occhiata se c'è qualche mossa magari da insegnarmi un po' più interessante. Per esempio un terremoto, penso che possa impararlo, vediamo. Vediamo, vediamo, sì, perfetto. Terremoto assolutamente al posto di Overheat, via. Che tanto non lo useremo mai, se abbiamo lanciafiamme. E non è che può imparare anche Thunderbolt, vero? No, ok, ovviamente. Sarebbe stato un po' troppo strano. Allora, Ice Beam non penso proprio, per il resto lasciamolo così. Direi che va bene. Forse Breccia non penso possa impararlo, no, infatti. Provo a impararlo con Basken. Attenzione. Io al posto di Double Kick gli ammetto. Assolutamente. È una mossa molto interessante. E la do anche a Corphish. Al posto di Double Hit, che non serve praticamente a niente. Vai. Potenziamoci un po' la squadra in questo modo. Poi invece per Grovyle. No, Grovyle è un attaccante speciale, quindi Magnet Bomb la può imparare qualcuno? No, perfetto. Sludge Bomb, forse questa la può imparare Grovyle? No. La potrebbe imparare Torkoal. Non male. Sludge Bomb è speciale, giusto? Sì. Sapete che io al posto di Iron Defense gliela metto? Non è comunque male avere una mossa di tipo veleno. E bon, direi basta per il resto. Abbiamo fatto quello che dovevamo. Giga Impatto non è male, però purtroppo spreca due turni, quindi anche no. Forse Forbice X la può imparare Grovyle, aspettate. Sì, attenzione. Io ho Grovyle. Ah, però no, è vero, fisica. No, no, no. Potrei metterla quasi quasi a Corphish. No, non voglio insegnargli Xyssor.
Potremmo mettere forse Corphish al posto di Bubble Beam. Lasciamogli solo Crabhammer come mossa di acqua e togliamogli Bubble Beam, che non dovrebbe essere male, tanto contro mosse, tanto abbiamo appunto. Però abbiamo già Night Slash, a dire la verità, contro i Pokémon Psico. Night Slash tipo buio è super efficace anche contro Spettro, se non sbaglio, però mentre Xyssor non penso. E il tipo buio è super efficace anche contro cos'altro? Mi sembra solo Psico e Spettro, che io ricordi. Quindi potrei forse togli. No, vabbè, lasciamoli Night Slash. Lasciamoli Bubble Beam per adesso, va bene così. Tanto con. No, vabbè, potrebbe essere buono contro i Pokémon di tipo erba in realtà. Togliamogli Bubble Beam, dai. Contro i Pokémon di tipo erba almeno ha una mossa di copertura, diciamo. E a questo punto possiamo proseguire. Abbiamo il nostro nuovo Torkoal che dovrà allenarsi contro questi nuovi allenatori. La Valle d'Acciaio è la casa di molti Pokémon di tipo acciaio. Beh, grazie, caro Larry. Ed ora tocca a Zigzagoon. Vediamo come se la cava il nostro nuovo Torkoal. Allora, abbiamo le mosse di tipo fuoco aumentate di potenza. Baby Doll. Ah, l'attacco diminuisce, ma tanto il lanciafiamme è speciale, quindi addio Zigzagoon. Ok. Nuzleaf, lasciamo ovviamente Torkoal. E andiamo di lanciafiamme di nuovo. Sappiamo che Torkoal colpirà sempre. Praticamente per ultimo. Sapete cosa potrei dargli al posto della Carbonella? I rapidi artigli. Assolutamente sì. Schermo, li lasciamo Torkoal. E andiamo ancora di lanciafiamme. I rapidi artigli non dovrebbe essere male su questo Pokémon. Per farlo colpire almeno ogni tanto per primo. E magari insegnargli una mossa. Una mossa con priority. Ah, è vero, non ha effetto sul tipo acciaio. No, perché ho attaccato di nuovo? Non volevo qua. Ho cliccato per sbaglio. E niente, qua si beccherà un sacco di. Grazie per i 5 colpi comunque, Schermoni. Allora, lotta, Body Slam, grazie. Olè, addio, Schermoni. Archiviata la pratica e via. È già salito di livello. Burned out, effettivamente l'ho bruciato. Allora, diamoci una curatina al nostro Torkoal. Pozione, vai. Ecco fatto, e voglio vedere se ho già il rapido artigli nello zaino, perché non mi ricordo se ero andato a far vedere Beedrill al tipo al parco, a Johto, sto parlando, no, qui però ero nella zona sbagliata. Bisogna vedere se mi ha dato il rapido artigli, no, questa è la Dragon Fang. Vediamo se ce l'ho, non penso, mi sa che non ce l'ho, mi sa che non l'ho preso. A questo punto, sapete cosa? Vi faccio anche vedere come si fa a prenderlo. Perché mi sa che non l'ho proprio preso. Ah, aspetta, Quick Powder no. No. Sapete cosa allora? Vi faccio vedere come si fa a prenderlo, dai. Andiamoci. Andiamoci direttamente in video. Allora, bisogna tornare a Johto prima di tutto. Quindi andiamo a. Non qui, ma qui. Little Root Town. Dobbiamo tornare a Johto. Quindi andiamo nel teletrasporto del laboratorio del professore. Eccoci qui. Poi torniamo a Johto. Ecco fatto, e a Johto dobbiamo andare con volo. Allora, dov'è il nostro bello suello? Qui. Dove c'è il parco nazionale? Il parco nazionale era vicino a Violet City, se non ricordo male. È tipo qui, in questa zona qui. Andiamoci. Poi prendiamo Beedrill. Dobbiamo prendere un Beedrill. Che tecnicamente possiamo catturare direttamente nel parco nazionale, appunto, durante la gara. E io l'avevo infatti messo qui. Eccolo qua. Prendiamolo e mettiamo giù momentaneamente Grovyle. Solo per un momento, eh. Cioè, poi lo riprendiamo. Però ci serve Beedrill. Perché c'era una ragazza che ci diceva di voler vedere un Beedrill. E noi, appunto, ora glielo andiamo a consegnare. Glielo andiamo a far vedere. Dobbiamo andare di qua. E se non ricordo male, il parco nazionale, quello dove si tiene la gara dei Pokémon di tipo coleottero, è da questa parte. È di qua, sotto. Da questa parte qui. Perché il rapido artiglio potrebbe essere molto molto utile con Torkoal, assolutamente. Eccola, lei, questa ragazza qui. Mettiamolo come primo Pokémon, se non lo vede. Vai. Oh, ne hai uno? Vorresti darmelo, certamente.
Glielo diamo e lei ci dà Quick Claw. Avete visto? Easy peasy. Ora andiamo a dare Quick Claw. Eccolo qua. Praticamente permette al portatore di attaccare per primo una volta ogni tanto. Diamogli a Torkoal al posto della Carbonella, che tanto già mette la siccità, quindi le mosse di tipo fuoco sono già potenziate di suo. Allora, a questo punto torniamo a New Bark Town, perché dobbiamo riprendere il teletrasporto per andare di nuovo a Doen. Eccolo qui. Andiamo a Doen. E via, in men che non si dica siamo tornati a Doen, dove possiamo andare di nuovo con volo. Penso qui, Lavaridge Town, sì. Cuor di lava, riprendiamoci il nostro Grovyle. Ecco fatto, ed ora siamo a posto. Ho fatto anche questa cosa che c'era rimasta indietro da Yoto. Ok, mettiamo davanti il nostro Torkoal. No, qua, vai. Un'inoculata veloce, dato che si era già un po' fatto male. Ed ora con i rapidi artigli, pur avendo una velocità misera, ogni tanto attaccherà comunque per primo. Ed è un'ottima cosa. Tu hai fatto le uova per caso? No, niente. Continuiamo allora. Qui dovrebbero esserci dei nuovi Pokémon da catturare. Vediamo se ne troviamo qualcuno. Spinda! Esattamente, uno di quelli che volevamo. Andiamo con la Velox Ball. Bag, vai, Quick Wall e via. Vediamo di catturare questo Spinda. Se la Velox Ball funziona, perfetto, preso. E salirà anche di livello il nostro Torkoal, immagino. Sì, livello 22. Perfetto. Sapete, no, che di Spinda ce ne sono un bordello diversi. Quante ce ne sono esattamente, lo sapete? Cerco ancora un 2-3 Pokémon qui per vedere se c'è qualcosa di diverso. Swablu! Swablu ci manca. Altra Velox Ball. Comunque scrivetemi pure nei commenti se ricordate quanti tipi di Speedna ci sono diversi. Perché se non sbaglio non sono infiniti, c'è un numero specifico. Dai, un'altra Quick Ball e preso Swablu. E niente, con le Quick Ball, come vi dicevo anche negli scorsi episodi, la cattura dei Pokémon è stata distrutta praticamente, non trovo la parola, è stata disintegrata perché la difficoltà si è abbassata tantissimo. Per ogni Pokémon nuovo basta tirare una Velox Ball e il 90% delle volte lo catturate. Quindi, boh, va bene. Cerco l'ultimo Pokémon, vediamo se c'è qualcosa di diverso e poi andiamo. Ah, un Gulpin? Ah, l'abbiamo già catturato Gulpin, va bene. Quindi fuggiamo e andiamo a combattere l'altra allenatrice. Ah, non posso fuggire, davvero? Giustamente, Torkoal è lento, quindi è difficile fuggire. Allora, andiamo da questa allenatrice prima. Lo Spinda appartiene a me e al mio ragazzo. Va bene. Va bene, Lady Claire. Mi sa che questo Spinda partirà anche al cimitero tra poco. Perché è un bel lanciafiamme e non glielo toglie nessuno. Ah, mi ha confuso. Mannaggia lui. Mannaggia lui. Andiamo ancora con lanciafiamme. Oh, questo fa mosse solo che confondono, eh? Sto infamella. Niente, non siamo mai riusciti ad attaccare per primi. Per favore, colpisci anche se è confuso, grazie. Perfetto. Addio, Spinda. Ed un bel po' di punti esperienza per il nostro Torkoal. I'm dizzy. È dizzy questa tipa. Allora, qui abbiamo un altro strumentello. Una pepita. Ottimo. E tacca, battiamo anche lui. Sta andando a Lavaridge, sta andando a Cuor di Lava. No, in realtà sto provenendo da Cuor di Lava. Oh, Numel, ho un terremoto pronto per te, Numel. Guarda qua, boom. Ah, lui mi usa Manitudo. Ok, per fortuna è il 5, non mi ha fatto molto male. Dai, Torkoal, ogni tanto usa però quel cacchio di rapidi artigli, altrimenti è inutile che te l'abbia messo. Ecco, tipo contro Machop, no? Vai. Oh, bravo. Esce proprio il messaggio quando lo usa. Oh, l'ho chiamato praticamente. Bene, guardiamo qui sopra cosa c'è. Magari c'è uno strumento che ci siamo persi, un allenatore. No, non c'è nulla. C'è solo dell'erba alta con un altro tè di ursa. Quasi quasi direi di attaccare piuttosto che provare a fuggire perché non so se ci lascia fuggire. Quindi a questo punto, piuttosto che sprecare un turno, tiriamogli il lanciafiamme e one-shottiamolo.
Via. Ecco fatto. Non sembra esserci nulla qui, nada. Quindi torniamo giù. Un altro Teddy Ursa. Ok. Chissà perché qui hanno messo Teddy Ursa. Boh. C'è Ash magari che lo incontrava in questo percorso. In questo posto. O si vedeva nell'anime. Lui ha tagliato tutti gli alberi. Infatti ci dice, ti avevo detto che avrei pulito il passaggio. Grazie caro vecchietto. A questo punto possiamo tornare a Petalipoli. Dovrebbe essere qui sotto. No, dai, speravo di non incontrare nessun altro Pokémon selvatico. Mannaggia loro. Oh, Illumise invece mi manca. Perfetto. Capita Fagiolo. Andiamo di Velox Ball. Altro Pokémon che andiamo ad aggiungere al Pokédex, spero. Se viene catturato, anzi catturata dalla Velox Ball. Presa, ottimo. Bene così. Ci stanno andando tutti nel box di Ash, quindi dovrei fare ordine, ma lo faccio fuori parte, dai. Ho già perso abbastanza tempo in questa parte per fare altre cose. Ed ora che siamo tornati. Questo è Porto Selcepoli o Petalburg City? Aspettate che non ho visto. Petalburg? No, Moville. Ok, Moville. Non ci interessa per ora, andiamo quindi a Petalburg. Slateport, nada, Mobile. Ah no, no, era giusto, bisogna andare a Mobile City, giustamente. Bisogna andare a Mobile City perché prima di andare a Petalburg dobbiamo risfidare Watson, sì, che è Walter in italiano, dobbiamo sfidarlo di nuovo. Altrimenti non ci lasciano entrare nell'altra palestra. Salve Watson, ahaha, sei tornato per un'altra battaglia, eh? Sarò. Mi assicurerò che questa volta sarà davvero divertente. Beh, lo speriamo. Vai, Watson, con un solo Pokémon contro 6. Vabbè, ovviamente non è una battaglia ufficiale, è un rematch. Allora, vediamo se riusciamo a colpire per primi. No, niente. Però ho usato Morso, quindi niente di particolarmente forte. Niente, non siamo riusciti a colpire per primi nemmeno una volta con il nostro Quick Claw. Però abbiamo battuto il suo Manectric. Protezione, no, grazie. Ok, wow, è stato fantastico, beh, se lo dici tu, caro Watson. Sei diventato forte, continua così, grazie. E a questo punto possiamo andare davvero a Petalburg City. Allora, Swallow, volo. Torniamo a Petalburg, che dov'è? Questa è Rustboro, nope. Dov'è Petalipoli? Questa qui, giusto? Sì, qua. La regione di Hoenn è molto sconnessa, eh. Molto molto sconnessa. Andiamo a darci una curata al nostro Torkoal. E andiamo quindi a battere la palestra di Petalipoli con Norman. Davanti alla palestra però c'è Vera. Quindi tocca battere prima lei. Vai. Lascia, cosa stai facendo qui? Stai per sfidare mio padre? Beh, vediamo se puoi battere me prima. I've been waiting to try out some new moves. No, stavo cercando di provare delle nuove mosse. Sto cercando di provare delle nuove mosse. Va bene, cara May, o meglio Vera in italiano. Contro Torchic, eh? Andiamo di Sludge Bomb. Ok, peccato, non ci farà nulla. Peccato, non l'ho avvelenato. Forse Body Slam gli fa ancora più male. Dovrebbe avere meno difesa. Ah, paralizzato, ottimo. È comunque più veloce di noi, pur paralizzato. Questo vi fa capire quanto è lento Torkoal. Vabbè, ha delle statistiche di velocità Torkoal che sono bassissime. In più sono anche abbassate dalla natura, quindi figuratevi. String Shot, ah, mi abbassa addirittura la velocità. Wow. Complimenti, Beautifly, hai fatto proprio la scelta giusta. E saliamo di livello con Torkoal. E Skitty, lasciamo ancora Torkoal. Andiamo di lanciafiamme. E addio, Skitty. Non abbiamo ancora trovato noi Skitty. Penso che tu mi abbia aiutato molto, grazie. È stato molto divertente, buona fortuna ad affrontare mio padre. Non penso sarà troppo difficile, ma andiamo. Salve Guido. Norman usa Pokémon di tipo normale, beh giustamente. Sono deboli o solo contro i Pokémon di tipo lotta. Sono invece. Non sono forti contro nessuno. E sono immuni alle mosse di tipo spettro. Vai, battiamo il primo allenatore. Andiamo a chi manda lui. Delcatty, ok.
Beh, abbiamo le Pokémon con breccia. Questa palestra non dovrebbe essere troppo difficile. Ah, bruciapelo, ci farà tentennare, sì. Doppia sberla questa. Sì, che è stata una tripla sberla. Del Ketty, eh. Niente, il Quick Claw sembra fallato, non funziona mai. Ok, abbiamo battuto il primo allenatore con Del Ketty. A che livello sono gli altri della nostra squadra? E sono tutti vicino al 30 in realtà. Facciamo fare un altro livello Torkoal. Poi lo mettiamo nelle retrovie per un po'. E facciamo salire di livello anche gli altri. Diamo una curata al nostro bel Torkoal. E ecco fatto. Vai, vai, vai. Tac. Entriamo qui dentro e andiamo a battere gli altri allenatori. Ah, lotta in doppio, lotta in doppio. Direi di mettere. Sì, vabbè, Torkoal e con Basken non sono male. Dovrebbe avere breccia lui, quindi va bene, vai. Andiamo con loro due. Let's do this. I'm ready. Va bene. Line 1 e line 1. Ok. Va bene. Che fantasia, ragazzi. Che fantasia. Quasi quasi farei terremoto per colpire entrambi, ma anche no. Facciamo un lanciafiamme su di uno. E Brick Break sempre su quello. Tanto in caso venga ucciso da Brick Break. Ecco appunto. Ha flinciato e non può muoversi, mannaggia lui. Andiamo ancora di lanciafiamme e Brick Break sull'altro. Aia, sfuriate. Non sopravvive, vero? No. Addio con Basken. Hai attirato tutto il fuoco su di te. E hai permesso a Torkoal di attaccare. E di prendersi tutta l'esperienza di questo Lenuno a livello 27. Infatti sale a livello 27 anche il nostro Torkoal. Ma andiamo a questo punto Corphish, anzi Grovyle, dai, che deve salire di livello. Ma andiamo Grovyle e andiamo ancora di Lanciafiamme, mentre tu Giga Drain. Guarda che danno che fa questo Linehoon, incazzatissimo. E addio Linehoon. Perfetto, Grovyle a livello 28. Allora. Ora lasciamo davanti comunque Torkoal, poi metteremo Swallow. Battiamo lei. Del Ketty anche lei. Va bene. Va bene, va bene. Andiamo di lanciafiamme. Ha provato ad addormentarci questa del Ketty, eh. Sta in famella. Ci ha provato. Questa volta ci è riuscita. Lasciamolo pure dormire, non penso serva. Non penso serva a nulla usare una cura totale, anche se ora ci ha pure fatto innamorare, mannaggia lei. Oh, si è svegliato. Pur essendo innamorato, attacca, bravo Torkoal. La vittoria prima dell'amore. Lavaplume. Non dovrebbe essere male Lavaplume, però è più forte comunque Lanciafiamme. Quindi lasciamolo di Lavaplume. La mia povera Del Ketty, la tua povera Del Ketty, che ci posso fare? Allora dai, prima di andare a curarci battiamo anche l'ultimo. E poi andiamo a curarci prima della sfida contro il capo palestra. Zangoose. Andiamo ancora di lanciafiamme. Ah, tre tartigli, eh. Vai, lanciafiamme di nuovo. Beh, la difesa di Torkoal comunque è davvero figa, eh. Cioè, le mosse fisiche non gli fanno niente. Questo era pure un livello. Era pure di pari livello, cioè. Fortissimo. Andiamo a darci una curata. E andiamo poi a combattere Norman, il capo palestra di Petalipoli. Sono curioso di vedere che squadra va in questo. In questo videogioco. Perché non mi ricordo la sua squadra nell'anime. E non ricordo se è uguale a quella del videogioco. Andiamo, eh. Non mi ricordo nemmeno chi usa Ash, a dire la verità, contro Norman. Vai. Ciao Glacial. Mia figlia continua a tessere le lodi praticamente di te. Ora che inizia la nostra battaglia ufficiale, spero di no, che tu non mi deluda. Ok, direi di mandare come primo Pokémon Corphish. Poi di andare con Combusken. Abbiamo visto che non resiste molto, però mettiamolo comunque nella mischia. Ed infine Torkoal. Ok? Questi tre. Con Basken buttiamolo nella mischia perché a breccia potrebbe essere utile per tirar giù un Pokémon suo.
Ok, Slakoth. Ah, Slakoth, Vigoroth e l'ultima evoluzione che non ricordo. Com'è che si chiama l'ultima evoluzione? Slakoth, Vigoroth e Slaking, ecco, non mi ricordavo. Andiamo con Brickback. Ok, non gli fa molto male, eh. Idem Power. Speravo di poterlo one-shottare, però d'altronde è comunque dello stesso livello del nostro Corphish. Ecco che manda subito Slaking. Lasciamo Corphish, andiamo ancora di Brickback. E Slaking sappiamo che attacca una volta ogni 2 turni, per la sua abilità. Questo ci fa malissimo, infatti ci ha shottati, va bene. Andiamo a questo punto di Torkoal. Mannaggia me però, dato che lui ha terremoto, avrei potuto mettere Swallow per fargli molto più male. Andiamo di Flamethrower. Questo dovrebbe fargli abbastanza male in realtà, sì. Ora se... Oh, grande con il Quick Claw. Ti stavo per dire, se lui non attacca per primo, abbiamo vinto contro di lui. Contro almeno Slaking. Vedete che il Quick Claw serve. Lasciamo Torkoal contro Vigoroth. Vai. A Graffio ci usa. È la tua mossa migliore, Graffio. E è pure bruciato. Bene, questa battaglia è vinta, ragazzi. Vintissima. Andiamo di Earthquake per finirlo. Ah, lanciafiamme, ci ha provato. Ah, non l'ho battuto? Speravo di tirarlo giù e dire la verità. Andiamo di Body Slam allora. Tanto non può batterci in alcun modo lui. Niente, Torkoal davvero fortissimo, ragazzi. Fortissimo. Il team di Ash in questa regione, ad Hoenn, è fortissimo, eh? Molto più forte di quello di Johto, secondo me. You certainly deserve your praise. Certamente meriti le lodi che hai. Ti sei guadagnato la medaglia equilibrio. Eccola qua, medaglia equilibrio per noi. E anche questa MT, iperraggio. È un attacco normale potentissimo. Ora hai 5 medaglie, giusto? Ti suggerisco di andare a Fortree City next. You can get there by going to Route 118 from Movie City. Perfetto, ci ha consigliato appunto di andare a est di Movie City. Eccoci qui. E noi però, sapete cosa facciamo? Andiamo a Movie City, ma prima andiamo ad ovest, verso Mentania. Poi andremo ad est, lungo il percorso 118-119, fino ad arrivare appunto al nome che ha detto lui della città inglese che non ricordo. Comunque voi sicuramente che siete molto più ferrati di me su Hoenn, sapete qual è quella città lì. Quindi se lo sapete scrivetelo nei commenti. Perché io purtroppo Hoenn l'ho giocata pochissimo. Cioè io sono straferrato su Kanto. Kanto la conosco a memoria, Hoenn non tanto. Allora, a questo punto possiamo andare qui. Il passaggio è libero. E siamo nel percorso 117. Da allenare ora abbiamo Combusken, Swallow e Grovyle. Be careful of the world around you. Attento al mondo intorno a te. Oh, va bene, caro il mio Pokémon Ranger Morita. Ah, Nuzleaf contro Combusken. Ok, fortunati. Andiamo con Flame Charge. E il nostro bel Combusken salirà anche di livello. Perfetto. Grazie, beh, grazie a te per questa vittoria easy. Qui abbiamo uno strumento, un revitalizzante. E un allenatore. Hai mai sentito di un Pokémon che ti disobbedisce? Eh certo, se non hai le medaglie adatte e ti fai scambiare i Pokémon a livello 100 dal tuo amico all'inizio dell'avventura, sì, ti disobbediscono. Breccia. Ai Earthquake. Ok, fortunatamente non ci ha fatto troppo male. Andiamo di Aerosalto. La prima volta che vediamo un Explode, giusto? Lucky You, ma che è Lucky You? Andiamo a battere anche questo scienziato. La taglia è tutto. Davvero? Che Pokémon ha lui? Gulpin. Boh, va bene. E contro Gulpin andremo di Flame Charge. Fango, non dovrebbe ucciderci. Però ci ha avvelenati. Vabbè, tanto noi ora lo sostituiamo, il nostro Combusken. Spero che salga di livello con questa battaglia. Forse no, appunto. Troppi pochi punti esperienza. Però lo sostituiamo comunque, mandiamo Swallow davanti. Tanto Combusken ormai è a livello 29. Salve. Ti sei ferito? No. No, bellezza, Abby. Che manda in campo Johnny. Ok, va bene, Johnny. Andiamo di volo.
Solo a raggio. Ok, inizia a caricare il colpo. E ci ha anche fatto discretamente male. Andiamo poi di aerossalto, dovremmo riuscire a buttarlo giù. Esattamente. Bel po' di punti esperienza. Ole. Allora, diamo un'occhiata a questo percorso per vedere se ci sono dei Pokémon nuovi da catturare. Swablu di nuovo. No, ce l'abbiamo già. Come sempre, sapete che faccio tre tentativi in ogni nuovo percorso. Shroomish ce l'abbiamo già. Fuga. Ultimo tentativo. Teddiursa ce l'abbiamo già. Ok, a questo punto proseguiamo. Poi appunto se mi accorgo che ci sono dei Pokémon che non ho trovato, torno fuori dal video e li vado a cercare, eh. Ah, Let Us Dance. Mi hai fermato proprio prima che potessi prendere quello strumento. Ponchu ti chiami tu? Vabbè. Contro Ludicolo. Oh, Swallow capita a fagiolo. Volo è super efficace. Usa iperraggio e noi l'abbiamo evitato. Grandissimo Swallow. Livello 28 per Swallow. E prendiamoci anche questo strumento. Ultra Ball. Ottimo. Altro allenatore qui. I'm almost ready, please. Please? Non ho letto cosa ha scritto lui. Cosa ha detto lui? Grimm. Timmy Grimm. Contro Dusclops andiamo ancora di volo. Assolutamente. L'uso psichico non glielo evitiamo. E noi falliamo pure l'attacco. Mi sa che qua moriamo, eh. Andiamo ancora di volo. E infatti non riusciamo a buttarlo giù, manco per niente. A questo punto proviamo con Growlithe. Con garanzia. Vediamo quanto rifacciamo. Vai. Super efficace, non male come danno. Lui ci ha scottati. E noi lo tiriamo giù comunque. Un bel po' di punti esperienza per Growlithe, che è quasi a livello 29. E siamo arrivati a Mentania. Ecco fatto. Qua possiamo curarci Pokémon. Ci dice che tipo il Pokémon Center è stato boicottato. Però la visita a Mentania vera e propria la faremo nel prossimo episodio. Perché questo finisce qui. Ti ricordo di lasciare un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!